Peccato per il gol subito, sono deluso perché potevamo vincerla. No, non sono le mie parole, sono le parole di Balog. Cioè, Ciccio, ma ti rendi conto che sei stato tu a fare la cappella di non riuscire a chiudere l'avversario con una scivolata che non manco gli hai beccato le gambe, neanche rigore hai fatto, cioè proprio non l'hai neanche preso? Cioè, Balog, no, no. Sì, te è che ti sbagliai a me e neanche a Chieta. Peccato, sono deluso. Ma devi essere deluso da te stesso. Scusa, te sbagliai te. È l'ora? Vabbè. Comunque, ragazzi, allora, post partita di Como Parma, finita purtroppo, come sappiamo, 1-1. E non devo fare altro che ribadire quello che ho già detto, cioè il Parma davanti è fortissimo, il Parma questa partita comunque meritava di portarla a casa, visto anche i due legni presi che gridano vendetta perché sia Mihaila che Bernabé dovevano fare gol e purtroppo non l'hanno fatto. E dico, non l'hanno fatto beccando il palo, quindi la sfiga ci perseguita. Però c'è da dire una cosa, che là davanti abbiamo gente come Bonny, che ovviamente non posso dire altro che del bene, perché è uno che ti fa un gol di tacco, e che probabilmente è uno dei migliori gol della storia del Parma, perché ovviamente anche Crespo ha fatto gol di tacco e anche altri fanno grandi gol, hanno fatto. Però questo gol di tacco comunque, ragazzi, di culo no, non credo, perché lui ci vede chiaramente che fa quel gesto lì, non è un culo. Questo ci ha provato, poi chiaro, può andare fuori di poco, in questo caso è andato all'angolino come un tiro da biliardo, perché è veramente un biliardo è stato. E quindi dico, là davanti siamo fortissimi. Bernabé sta migliorando, anche se sicuramente non è il miglior Bernabé, perché Bernabé può fare di più, può saltare di più l'uomo e creare quindi superiorità, cosa che adesso sta facendo poco, è molto arretrato. Secondo me dovrebbe stare un po' più davanti Bernabé, non può stare così sempre in difesa, recuperare palloni in difesa e a pulirli. Però a parte questo, le note positive sono e i no, che ormai io non so perché, diciamo, sta fiorendo in maniera velocissima. E fra l'altro è un ragazzo che ha una grinta incredibile, quindi per il gioco di Pecchi io adesso lo farei giocare sempre, i no, perché sta dimostrando veramente di valere tanto. Quindi, e i no, bene, ottimo, vabbè, io vi dico, sfondiamo una porta aperta, ottimo, Almqvist che ha fatto un errore in tutti i minuti che ha giocato, ha fatto un errore, ok? Poi alla fine errore. Ha tentato un dribbling e l'ha sbagliato, cioè uno potrai sbagliarlo. Però dico, non so se avete notato Almqvist la velocità. Io avevo detto, ma probabilmente come Mihaila, magari un po' meno. No, no. Almqvist è veloce tanto come Mihaila o di più. Cioè, non so se avete visto quando corre, quanto cazzo va. Cioè, quindi è veloce, è tecnico, è molto più utile, ok? E io spero che giochi sempre. Purtroppo l'hanno fatto scendere e hanno voluto fare il cambio con i due rumeni che, per l'amor del cielo, Mihail è vero che ha preso un palo, però ha fatto solo quello, e Dennis Mann non pervenuto. Quindi fondamentalmente io Anquis lo lasciavo dentro finché aveva la lingua fuori per terra, perché ce n'aveva ancora sicuramente. Quindi Anquist ottimo, Eno ottimo, Bonny favoloso, però resta sempre il nostro problema. Però qua non ce lo togliamo. Allora, la difesa fa schifo, perché vi ripeto, giochiamo col Como che non è chissà che, avrà dei giocatori di esperienza più di noi, però ragazzi, cos'è il Como in avanti? Cioè, hanno fatto mezza azione, hanno fatto un gol, perché noi abbiamo la difesa che ci abbiamo. Perché non si può non riuscire a chiudere un giocatore in quella maniera lì, dai là. Cioè, non l'hai neanche contrastato. Alla fine te eri a Fidenza e l'attaccante era già a Parma pronto a segnare. Poi cerchi di fare una scivolata che arrivi fino a Parma, ma non ci arriva. E quindi non l'hai neanche sfiorato. Cioè, eri in ritardo totale sull'attaccante. Quindi eri completamente, come al solito, fuori posizione. Ballon.
Perché se eri in posizione non eri così lontano da non arrivarci neanche con una scivolata disperata, no? Invece eri talmente lontano dal giocatore che è finita così. Peccato veramente perché noi meritavamo di vincerla con il gol di Bonny, anche in virtù del dominio che abbiamo avuto nel secondo tempo e della gestione comunque di un buon primo tempo e delle due occasioni in cui abbiamo beccato il palo. E quindi un grande rammarico perché altri 2 punti gettati nel cesso alle ortiche. Quindi finisco col dire che Pecchia, è ora che ti svegli un attimo perché in panchina c'hai Leoni e hai Leoni di cui noi non sappiamo nemmeno come cazzo gioca. Non sappiamo niente se non quello che abbiamo visto un po' con la Sampdoria, qualche video su internet, qualche informazione dal web e sappiamo quanto cazzo di soldi abbiamo tirato fuori per comprarlo. Però a parte questo non sappiamo nient'altro, perché giustamente tu non ce lo fai vedere neanche 5 minuti, ma dico, ma se me lo fai vedere quarto d'ora, 20 minuti, almeno comincio a vedere, che cazzo ne so, senso della posizione ottimo, non so, tiene bene, sta vicino agli avversari, non so, stacca di testa da Dio, ha una ottima tecnica, visione di gioco, la dà di prima, che cazzo ne so. Ma non sappiamo niente, fa molto pressing sull'attaccante, oppure guardingo, però attacchi interviene, cioè non sappiamo niente di questo uomo qua, perlomeno per quello che è giocare nel Parma, perché ovviamente se lo compri in teoria dovresti usarlo, ma usarlo io non ti dico metti a titolare 90 minuti, ma nessuno lo dice questo, no? Però dentro tutti, il tuo famoso dentro tutti, sono tutti dentro, sono tutti titolari, e allora se titolare mi fai vedere anche Leoni. E poi dai una chance anche a Valenti, anche se in passato non ha dato molta continuità alle sue prestazioni, però è giusto dargliela, perché la continuità di Osorio e Balog è che noi facciamo gol con gli attaccanti e poi la prendiamo nel culo con la difesa. Quindi a un certo punto cerchiamo di vedere se abbiamo qualcosa di buono che ancora non abbiamo visto, in particolare Leoni che non si è visto, e basta. Ho finito. Brevissimo, grandissimo stavolta. No, veramente è stato breve, c'è da dire solo questo, un vero peccato, perché altri 2 punti buttati, cioè noi se non sbaglio in Serie A abbiamo perso in queste partite qua, l'avevo sentito l'altro giorno in TV, 10 punti potenziali, cioè nel senso da situazione di vantaggio, quindi noi eravamo in vantaggio e ci siamo fatti pareggiare, ma 10 punti persi potenziali, potenziali dammene 3, dammene 5, non dico 10, è ovvio, perché chiunque a volte si fa pareggiare la partita, non è che. Però 10 punti potenziali, ma sono tantissimi in così poche partite, cioè 8 partite. Noi abbiamo gettato al vento dei punti importantissimi e adesso è ora però di cominciare a farli, perché se no la classifica veramente comincia a fare cagare e ultra cagare. E vi dico ingiustamente, perché noi dovremmo essere almeno a 12 punti. Almeno, ok? E invece siamo a 7. C'è una bella differenza. Se andate a vedere, c'è una bella differenza. Quindi adesso testa all'Empoli in casa, e lì è una chance da non farsi assolutamente, da non fallire assolutamente. E speriamo che sia di questo avviso anche Pecchia. E basta, speriamo che i rumeni, in particolare quello che vorrei che giocasse, cioè Dennis Mann, ovviamente ritorni in forma perché gli impegni in nazionale fanno sfracelli e poi tornano che sono morti. E allora tanto vale lasciarli giù, no? Pecchia, li lasci giù e fai giocare gli altri, giusto? Va bene, vi saluto, alla prossima occasione. Forza Parma!